Eccoci tornati con la crew in un nuovo Funny Moments Digimod. Questa volta siamo andati in Egitto in vacanza insieme ai faraoni e non ci siamo regolati. Ragazzi, dobbiamo arrivare a 8000 mi piace per questo video e subito un altro episodio. Io vi lascio al video, buona visione. Ah, SpongeBob, finalmente in vacanza. Sei contento? Ti ho portato in Egitto. Ah, ho sempre sognato di fare una vacanzina in Egitto. Io non vedo piramidi, solo palme e ancora palme. SpongeBob, però io vedo un segnalino della strada sulla tua schiena. Stai parlando di questo? Sì, ma come mai? No, aspettate, ma anche Pedro Beer ha una malformazione. Ciao, sono qui, pronto ad inculare gli antichi egizi e i faraoni. Ma perché hai un monitor in testa? Davvero? Dove? Non lo vedo. Ma aspetta, anche tu ce l'hai un monitor in testa. Un monitor in testa? Io non lo vedo. Che cosa sta succedendo? Ehi, voi tre! Chi è? Giratevi, quassù! Hello, motherfucker! Pensavate di esservi liberati di me? Che fate le vacanze senza avvisare il buon Colaf? Ma no, Colaf, diciamo che ci siamo organizzati all'ultimo, è stata una cosa così. Non volevamo non invitarti, giusto? Silenzio! Sono tutte cazzate! Ed è per questo che ho deciso di punirvi! Con una maledizione. Aspettate ragazzi, mentre Colaf parla, io mi siedo. È dentro la sedia. C'è solo un modo per levarvi quegli schermi di dosso e quel cono dal culo. E si trova alla fine di questo percorso. Un percorso mortale. Siamo in Egitto. Perché non ti sei sciolto? Niente domande. Aia. È ora di andare. Proverò io. Vai SpongeBob. Non riesco a saltare. Aspetta, ci penso io, ti aiuto io. Fermo. Ti aiuterò io. Oh, Smokey. Jumpy Pooch, guarda e impara. Olè, olè, olè. Perché mi sposti tanto? Utilizzerò il metodo Pedo Beer. Togliamo questi. Ma tu sei illuminato. Smoke weed every day. Confirm. Che cazzo oddio. È successo? Dei peni enormi, li voglio tutti. Oh mio dio. Altri peni, li voglio. Guarda il corpo giacere di Pedo Beer qua. Però vedi, nella morte non ha più il monitor. Quindi vuol dire che... L'unico modo per espiare la nostra maledizione è morire. No, cazzate! Ci provo, ragazzi! Vai, Mike, sei tutti noi! No! È solo un modo per superare questa trappola. E il modo si chiama... Sedia. Uno si siede sulla sedia e poi... E poi il potere dell'amicizia. Il potere dell'amicizia, ragazzi, abbracciamoci. Ok, allora ci riproverò io, ragazzi. Il pene Vai. È con me. Oh, oddio, oddio, che ho fatto. Oddio, get wrecked. Topolino? Sì? Mi sono trasformato in una gallina, non so cosa sia successo. Hello bitches. Ragazzi, se voi volete acquistare un materasso Spermaflex, potete comprarlo a soli 999,40 euro. Pure potete pagarlo in comode rate da 100 euro al mese per 14 mesi. E inoltre, con soli 450.000 euro in più, riceverete un armadio bruciato e un copertone di un trattore. Ma io voglio un set di pentole. Dov'è il mio set di pentole? Il set di pentole. Non... Se vuole, ho una vasca. Le serve una vasca? No, voglio il set di pentole. Ma cos'è quello? È sperma nero, lo voglio tutto. Jumpy! Jumpy! Aspetta, Pedro, noi siamo qui tutti maggiorenni. Cosa cazzo era quel coso? Oh, è arrivato anche Budka! Burka! Utka! Ecco il mio cadavere che fa. Yeah.
Questo è l'occhio degli illuminati. Guarda dentro. Oh, vero. Vedo la luce. Oddio, ragazzi. Vado incontro alla luce. Oddio. 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 Smoke weed every day. Complimenti, amici miei. Siete arrivati a metà strada. Ma Colaf, senti, ma se ci andiamo a prendere un drink nel nostro resort all è troppo tardi per prendere i drink assieme. Favore, puoi forse Colaf insinuare... Ma aspettate, avete visto anche voi? Aspettate, io devo provare in 360 quickscope. Smoke weed every day. Topolino. Sì? Guarda dietro di te. Voltati lentamente. Oh, oh cacchio. Oh! Queste porte si aprono e chiudono come quelle del supermercato. Ragazzi, ma in realtà se noi ci mettiamo esattamente qui, se sono come quelle del supermercato, dovrebbero restare aperte. Vediamo. Prova. Ah! Guarda il cadavere. Aiutatemi. Falla aiutare. Vai Jumpy Pooch. Lo prendo io. Prendilo. SpongeBob. SpongeBob, ti prego. No, c'è un faraone. All'inizio del video ho detto che devi incollare i faraoni. Ho trovato la mia meta. Oh mio Dio. Oh Cristo Dio. Cosa è successo? Oh, sì. Sì. Mio faraone. Spacco proprio tutto. Spacco tutto tutto. Perché se non spacchi un faraone sei un coglione. Io all'elementare ho studiato egiziano e conosco perfettamente il significato di questi simboli. Quindi dobbiamo scegliere la strada rossa. Mike? Sì. Mike? Sì. Basta sparare cazzate, grazie. Ok, andiamo insieme. Vedi, te l'ho detto! Ho la scelta più difficile. Verde o rosso? L'occhio marrone? Degli illuminati, sottolineiamo. È vero, ma guardate quest'occhio. Io allora scelgo l'occhio degli illuminati. Ragazzi, non c'è Egitto che tenga senza una jihad bomb. No! Forse ragazzi ho capito il senso. E adesso al mio 3 facciamo un salto. Ah! Non succede niente. Ha funzionato. Non okay. È successo niente ragazzi. Andiamo avanti. Ok. Oh mio Dio. Oh mio Dio. SpongeBob, salverò la tua Salmar. Spariamo tutti in quella direzione e vediamo se si attiva qualche trappola. Ok, vado. Oh! Vesti dell'inganno! Te, Tutankhamon di merda! Cleopatra zoccola! Ra di merda! Anubi figlio di un cane! Oh! Che vedo tutto questo stare? Ma che è sto qua? Ma che cazzo? Io sono il venditore di meloni della piramide di Tutankhamen. Sì, vuoi un melone? Bello. Ora glielo do subito. Mi trasformerò in un batter d'occhi in un melone. Opla. Ma è posseduto sto melone. Il melone è posseduto. Via. Allora, guarda, aspetta, aspetta. Il melone ha aperto la porta. E adesso arrivate fin qui. Fate la vostra scelta. Ragazzi, mi sa che abbiamo scelto la stanza sbagliata. Ma ragazzi, ma è pure qui, c'è scritto punishment. Sì. Dovrebbe essere la stanza giusta. Bene ragazzi, siete arrivati alla fine del percorso e come vi avevo promesso, avrete la salvezza. La salvezza che vi darò sarà la salvezza eterna. No! Ora saremo amici per l'eternità. We'll be right back.